ma comunque mi ricordo di questa persona che vedevo girare in casa o negli uffici di papà. Ovviamente non sapevo chi poi sarebbe stato Pierpaolo Pasolini, insomma. Però ci fu una grande amicizia, una grande collaborazione inizialmente, collaborando appunto alla sceneggiatura di tanti film di zio, tipo Il Bell'Antonio, tipo La Notte Brava, Giovani Mariti, Marisa la Civetta, tanti film di zio, e finché ovviamente poi Pierpaolo decise di intraprendere la sua strada come regista. La figura di Pasolini è talmente complessa che è difficile definirla in poche parole. È uno degli artisti più difficili, più contraddittori, quindi proprio da queste contraddizioni deriva anche la sua ricchezza, perché le contraddizioni di Pasolini hanno poi creato delle dinamiche nelle sue opere molto quasi inesauribili nelle interpretazioni, per cui possiamo continuare ad analizzarle trovando sempre nuovi strati di senso, nuovi elementi, anche se su Pasolini ormai esiste una biblioteca sterminata. Allora, sì, tu vuoi sapere qualcosa su Pierpaolo Pasolini? Sì. Ebbene, parlare di Pierpaolo è facile e anche difficile, perché un personaggio così importante poi a distanza di tempo è stato valorizzato molto di più di quanto era in vita. È un personaggio temuto, molta gente si è preoccupata di come si esprimeva sia nel campo politico che così, che nella vita di ogni giorno delle persone. Non aveva peli sulla lingua, diceva le cose pane pane, vino al vino. Noi andavamo a fare il bagno da ragazzini, non lì sotto il Tevere, che da noi era molto pericoloso. Andavamo a fare il bagno in fondo a Viale Marconi, quando ancora non esisteva Viale Marconi. Però c'erano i piloni del ponte Marconi che si è fatto 20 anni dopo. E lui carinamente, noi eravamo i bambini, i ragazzini di Porta Portese, dei grattacieli. I grattacieli era la zona di Donna Olimpia, lui abitava là vicino. Di Testaccio e di Ostiense. E cominciamo lì, e lui veniva lì e ci raccontava la storia, pensa. A noi ragazzini eravamo tutti 10, 11 anni, 12 anni, lui ci raccontava la storia degli egiziani, i greci, e noi ogni tanto a dire, ah, Sorpie, che palle! Perché Pasolini è stato per me una sorpresa? Perché lui voleva una macchina presa sempre per lui sul tavolino, e lui la prendeva quando voleva. Siccome sono sempre stato un fanatico cultore dell'immagine, forse un po' troppo, una volta mi sono permesso di dire, maestro, prima ancora di dare motore, per piacere, mi fa mettere il fuoco, il diaframma? Io ho messo il fuoco, il diaframma, lui non ha più toccato la macchina presa.